Anguera, Brasile, 2005. Un fatto spaventoso accadrà in Vaticano. Il Vaticano avrà bisogno di essere ricostruito. Ecco il tempo dei dolori. Carbonia, 2016. L'Italia cadrà nelle misere mani del nemico infernale. Gli invasori pianteranno la loro bandiera e possederanno Roma. E Roma sarà distrutta. Il Vaticano perderà il suo aspetto. Il Vaticano perderà il suo aspetto, sarà attaccato militarmente e metteranno una bandiera in simbolo di potere. Ancora Carbonia, 2014. Vi diranno che Dio non esiste, che il suo dire è stato dell'uomo, che importante, attenzione, che ancora il Messia è atteso. Nella casa di Gesù ci sarà il silenzio della sua parola, della sua verità, perché verrà innalzata una bandiera al posto della croce. 2014, il vento dell'est soffierà forte sull'Europa, marceranno su Roma e metteranno bandiera rossa, rossa. Crollerà la Chiesa di Dio a causa degli infedeli, ma risorgerà all'istante, perché Dio Padre interverrà per definire questo tempo di male e la bestia a sette teste verrà annientata. Bestia a sette teste, bandiera rossa. L'Anticristo si manifesterà come Dio, Messia. Messia è colui che manifesta il potere e l'intelligenza divina. Quando i nemici arriveranno diranno che, importante, il Messia non è ancora venuto ed è ancora atteso, deve ancora venire. Questo vuol dire che cancelleranno, rinnegheranno, toglieranno Gesù dalla Chiesa. Ma allo stesso tempo vuol dire che l'esercito nemico arriverà a Roma prima della manifestazione dell'Anticristo. Quindi, importantissimo, prima della manifestazione dell'Anticristo il Vaticano sarà attaccato militarmente dall'esercito russo con alleati e metteranno la loro bandiera rossa in segno di conquista e potere. E sono stati chiamati la bestia dalle sette teste. Il comunismo è la bestia dalle sette teste. Luz de Maria, 2010. Il comunismo si è innalzato rapidamente sulla fame, sul dolore e sull'ignoranza dei popoli. Il dragone ha aumentato le sue casse grazie ad alcuni governanti. La bestia addormentata si è risvegliata senza essere percepita. L'America, in altri messaggi mariani, è stata definita la dittatrice dell'umanità. Infatti ha organizzato l'attentato alle Torri Gemelle, la guerra in Siria, Iraq, Libia, Afghanistan. Il drago dalle sette teste, il comunismo, è stato descritto come una bestia che era addormentata. Infatti nessuno si aspetta un attacco militare a Roma da parte dell'esercito russo e cinese, proprio perché è una bestia che si è risvegliata all'insaputa di tutti e non è stata recepita. El Escorial, 1993. Il dragone dalle sette teste è slegato. Vogliono abbattere il potere ecclesiastico. E come? Carbonia, 2015. Presto Roma sarà presa dal nemico. Entreranno a mettere la loro bandiera nella mia casa. I miei nemici, quelli che già dimorano all'interno, apriranno le porte ai loro compagni. Luz de Maria, 2013. L'umanità è in grave pericolo. Il comunismo ha mutato il proprio volto, è sceso a patti con le sette che si trovano dentro la stessa chiesa di mio figlio.
Il comunismo è entrato nella Chiesa ed è sceso a patti con le sette interne, con la massoneria. La massoneria sta preparando la manifestazione dell'anticristo. I comunisti interni alla Chiesa apriranno le porte ai loro compagni. Questo vuol dire che apriranno le porte ai soldati russi quando arriveranno a Roma. È una guerra progettata e premeditata. Come ho detto prima, quando i nemici arriveranno a Roma, diranno che il Messia non è ancora venuto ed è ancora atteso, proprio come vuole l'anticristo. L'anticristo, per manifestarsi come Messia, deve per forza matematicamente rinnegare la messianicità di Gesù Cristo. Altra coincidenza, l'anticristo si manifesterà proprio a Roma. Altra coincidenza ancora, nei libri The Eyes of Darkness e Anna, i virus si chiamavano Gorky 400 russo, Wuhan 400 cinese, La Rossa, sono virus comunisti. L'anticristo si manifesterà per guarire i malati. Luz de Maria, 2020. Guardate l'avanzata del comunismo e l'oppressione alla quale coloro che non si dichiarano apertamente comunisti stanno sottoponendo i popoli. Un'oppressione che va in direzione di un governo unico, il nuovo ordine mondiale, di una religione unica, di una moneta unica, di un insegnamento unico, che favoriranno la morte del corpo e dell'anima. Questa è l'entrata, ecco qui, dell'anticristo tra l'umanità. Il comunismo sta preparando la manifestazione dell'anticristo ed è tutto scritto. Apocalisse 17, le 10 corna, che troviamo anche nel versetto 3, aveva 7 teste e 10 corna, il dragone dalle 7 teste, il comunismo, che troviamo anche in Apocalisse 12, che hai visto, e la bestia odieranno la prostituta. La prostituta è la donna, la grande città seduta sui sette colli, Roma. La spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. I comunisti arriveranno in guerra a Roma, proprio come vi ho detto prima nei messaggi. La vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta che era coperta di nomi blasfemi. Aveva 7 teste e 10 corna. Adesso i comunisti e Roma sono insieme. Proprio come ho detto prima, l'esercito russo, quando arriverà a Roma, metterà la sua bandiera rossa. Instaureranno il loro centro di potere proprio lì a Roma. Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. La bestia, come sappiamo, è l'anticristo. Stanno proprio preparando la venuta dell'anticristo, è tutto scritto. Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia. È scritto anche qui: il comunismo sta preparando il governo unico, il nuovo ordine mondiale, cioè il grande regno, alla bestia, all'anticristo. Tutto concorda perfettamente.